Ciao ragazzi, allora, questo è un video che non mi aspettavo di fare, o meglio, che era nell'aria, ma che non si sa mai quando arrivano questi traguardi. Ecco, oggi Fuori Rosa TV ha tagliato un piccolo traguardo. Un traguardo sicuramente non di conto eccezionale, è un traguardo piccolo, un traguardo che mi riempie d'orgoglio. Da oggi abbiamo 1000 follower su Instagram. Mi riempie d'orgoglio perché mille, la parola mille sono quattro cifre ed è la prima volta che raggiungo certi numeri con il canale o comunque con un account legato al canale. Devo essere sincero, Fuori Rosa TV quando è nato un anno e mezzo fa circa, in estate, quando io ho già deciso di staccare l'account, quello personale di YouTube, per farne uno dove parlavo di calcio, dove poter mettere i video che già mandavo a Topland, che allora si chiamava Jayland. E così feci, insomma, così feci, un amico ci trovammo, ho detto proviamo a fare qualcosa. Poi le strade si divisero e io cominciai a lavorare sul canale, diciamo, in maniera più forte, cioè per farlo crescere poco dopo. Devo essere sincero, ho pensato in passato tante volte di mollare perché vedevo che non avevo presa, non avevo follow, non avevo bacino d'utenza, no? Sembrava quasi, a parte qualche uscita sporadica, però ecco, c'era sempre qualcosa che facevi ma tornavi indietro, cioè facevi un video, magari avevi 100 visualizzazioni, allora era una cosa che non mi immaginavo mai, e poi magari ne facevo due con 5, 4, 5 visualizzazioni, quindi erano delle cose veramente che ti demoralizzavano un po'. Poi però non ho mai mollato e devo ringraziare tantissimo per la crescita del canale e di tutto quello che ne consegue, cioè quindi il canale, ma anche tutto, pagina Facebook, pagina Instagram, Twitter, cioè sapete che potete seguirmi praticamente dappertutto. E devo ringraziare tutti gli amici del processo. Devo ringraziare Delio perché mi ha dato la possibilità di intraprendere questa avventura di appunto il processo e di farmi conoscere un altro ancora più pubblico. E devo ringraziare Dani, perché comunque Dani lo conosco già da prima del processo, però è sempre stato un bellissimo compagno, un grandissimo compagno di viaggio, ma poi Stefano, Antonello, Kinoshi, tutti insomma, e menziono particolarmente Matteo Marchesin, che ringrazierò anche dopo, poi capirete perché, il Marchese Bianconero. Ringrazio tantissimo Nino JFC e VB Channel per i consigli, oltre che per la pubblicità, no? Anche proprio per i consigli io sono molto indietro a livello tecnologico e di cose, quindi sono veramente molto indietro, quindi loro mi hanno dato dei consigli che sono per me oro, quindi assolutamente, e li ringrazierò all'infinito comunque per avermi dato la possibilità di ampliare il canale, diciamo. E come devo ringraziare tutti gli amici di YouTube Football Project, uno su tutti Matteo Marchesin, che ha creato questo progetto e che comunque anche lì mi ha dato la possibilità di venire fuori, di farmi più pubblicità e insomma di collaborare con delle bravissime persone, degli YouTuber competenti anche lì. Quindi ho avuto la fortuna di avere dei gruppi di lavoro veramente, veramente formidabili, dei gruppi di lavoro eccezionali. Poi vabbè, Matteo Marchesin ha anche creato il YouTuber Steam, che poi è anche divertente, per chi non lo seguisse guardatelo, perché io sono il difensore centrale di questa squadra. E quindi veramente sono contento di tutto, di tutto e di tutti. E l'unica cosa che volevo dirvi appunto a tutti è grazie. Grazie perché mi seguite, grazie perché non mollate, non mi fate mollare. Ecco, diciamo grazie perché sentire il vostro affetto mi fa andare avanti volentieri. E niente, tutto qua quello che dovevo dire. Volevo ricordarvi appunto che il canale andrà avanti ovviamente come sempre, adesso anzi riprenderemo il giro della Serie A. Volevo ricordarvi che mi potete seguire su Instagram, dove sono arrivato a 1000, su Facebook, dove sono a poco poco vicino ai 100 iscritti, ai 100 mi piace, se volete metterlo così aumentiamo, diventiamo 100 anche lì. Su Twitter, dove sono circa ho una cinquantina di follower, anche se Instagram e Twitter sono da poco che sono su YouTube, che sono 235 iscritti. E
e su Dailymotion da pochissimo, quindi se volete andare su Dailymotion guardate, perché ci sono anche delle immagini di partite di Serie A eccetera che YouTube non permetteva di mettere fuori, quindi ci sono degli altri contenuti su Dailymotion se volete andare a dare un'occhiata, ovviamente non c'è problema. Ragazzi, chiudo qua questo video. Oggi è una giornata per me importante, perché comunque è un bel traguardo, è un bel traguardo da raggiungere. Volevo fare gli auguri alla mia ragazza che oggi è il suo compleanno. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!